Medical Center al centro di Ascoli Piceno è formato da un nutrito gruppo di specialisti che sanno prendersi carico della patologia del paziente a partire dalla persona per rispondere in modo globale alla patologia. È in primo luogo un polo oncologico di oncologia integrata che segue la malattia in maniera attenta attraverso la medicina tradizionale e quella alternativa con attrezzature d'avanguardia. Ci si può rivolgere al Medical Center per interventi ambulatoriali, di chirurgia ambulatoriale, fisioterapia, riabilitazione, per disturbi alimentari con l'ambulatorio DCA, patologie del sonno, ambulatorio per il Parkinson e l'Alzheimer, pediatria, medicina e chirurgia estetica. Professionalità e umanità contraddistinguono il Medical Center, al centro di Ascoli Piceno, in Viale Sinibaldo Vellei 16. Siamo tornati di nuovo in studio con il professor Bernardo Nardi per parlare di ansia negli adolescenti e nei giovani. Ecco, professor Nardi, come hanno vissuto gli studenti universitari le lauree online? Questa è stata una grande novità per loro e per noi. Certamente non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa perché il rituale della laurea, avere i parenti, gli amici, trovarsi tutti insieme in un'aula affollata è sicuramente da un lato un evento abbastanza stressante, ma dall'altro anche qualcosa che dà molta soddisfazione. E poi i festeggiamenti subito fuori dell'aula, quindi tutto questo rituale è venuto meno. E difficoltà anche a creare il collegamento con parenti e amici che volevano assistere alla discussione della tesi. È stato un altro grosso problema. Però siamo riusciti a portare avanti le lauree, ecco, alla fine è stato qualcosa di particolare, in fondo, vedendo il positivo, si può ripensare a questo periodo come un qualcosa, una novità, un periodo di grosso stress, come dal dopoguerra non se n'era mai vissuto, quindi può essere alla fine anche un bel ricordo, no? Come hanno reagito, professore, gli studenti universitari nel periodo post-lockdown? Allora, i giovani chiaramente a volte l'hanno vissuto con una tana libera tutti. E questo è stato un grosso problema, no? Perché i giovani chiaramente hanno bisogno di vivere, di socializzare. E il lockdown è stato un grande impedimento a tutto questo. All'inizio c'è la novità che magari affascina, ci fa tirar fuori le nostre risorse, ci consente di implementare le nostre capacità di usare le piattaforme sociali e tutto quanto. Però dopo un po' i giovani hanno bisogno di interagire, quindi sicuramente c'è stato proprio un senso di liberazione che molte volte ha portato anche a condotte che da un punto di vista sanitario non erano corrette. E d'altra parte gli studenti ci hanno chiesto fin da subito un po' tutto quello che poteva essere in presenza. E devo dire che le università, almeno il nostro Ateneo, si sono attrezzate bene in poco tempo da questo punto di vista. Certamente il post-lockdown non è un periodo omogeneo, perché come lei vede noi viviamo tra momenti e tra zone d'Italia dove si può fare qualcosa in più e altri momenti e altre zone dove invece gli spostamenti o comunque la libertà d'azione individuale è più ristretta. Quindi si tratta di gestire questa che è proprio, come dicevo prima, una situazione post-traumatica da stress che continua e non sappiamo ancora fino a quando, sperando che il vaccino copra un po' il più possibile tutta la popolazione nel minor tempo possibile. Professore, in genere siamo tutti un po' stressati, ma che rapporto c'è tra ansia e stress? Guardi, è un rapporto molto stretto. L'ansia è una risposta allo stress, come dicevo prima. In condizioni sane, fisiologiche, l'ansia consente di affrontare uno stress. Cos'è lo stress? È uno stimolo che il soggetto vive come particolarmente impegnativo. La capacità di gestire una situazione, uno stimolo, sicuramente rinforza l'autostima, fa star bene il soggetto e gli aumenta la fiducia nei propri mezzi. Quando invece lo stress è vissuto dal soggetto come qualcosa di eccessivo,
Il soggetto attiva un'ansia in eccesso che alla fine diventa qualcosa di paralizzante oppure che piano piano porta all'esaurimento delle risorse individuali. Quindi in questo caso il soggetto va incontro a un'ansia cronica, ma può andare incontro, come dicevo prima, anche a una depressione del tono dell'umore. Ecco, professore, ora un argomento, diciamo, importante perché ci vuole dire come incidono i problemi familiari sugli adolescenti e sui giovani. I problemi familiari incidono sicuramente, incidono sia come solidarietà, quindi troviamo insieme le risorse per fronteggiare qualcosa, sia soprattutto quando ci sono dei conflitti non sanati o non sanabili, invece questo può portare a conseguenze psicopatologiche importanti. Di fatto noi possiamo dire che in una situazione come quella che stiamo vivendo adesso, le conseguenze da un punto di vista psicologico le potremo vedere anche a distanza di anni. Quindi purtroppo spesso risanare quello che a livello psicologico è compromesso non è semplice. Faccio solo un breve cenno, per esempio, a tutti i problemi legati ai conflitti importanti in famiglia, ai maltrattamenti, quindi sono situazioni veramente difficili da vivere quando noi non possiamo chiedere aiuto, così come si faceva prima al di fuori di restrizioni della libertà individuale, e soprattutto per i servizi e per gli operatori è più difficile entrare un po' a contatto con gli utenti, anche per questo le piattaforme social cosiddette sono essenziali e ci hanno dato in questo periodo una grande mano. Ecco, professore, invece come può incidere un genitore sulla scelta del futuro del proprio figlio? Perché magari capita spesso che i genitori magari impongono magari una determinata scuola oppure un determinato sport ad un figlio. Ecco, che cosa può capitare in questo caso? Guarda, io faccio sempre l'esempio della guida. Una buona guida è quella che ti accompagna nell'itinerario che è adatto a te, che non ti fa affrontare difficoltà che non sei in grado di affrontare, che in qualche modo ti sostiene e ti incoraggia quando hai bisogno di aiuto. Questo dovrebbe fare un genitore, che dovrebbe essere quello che unisce la capacità affettiva, cioè di voler bene al figlio, voler bene significa volere il bene del figlio, e la capacità educativa, che significa aiutare gradualmente un figlio a tirar fuori le risorse che ha. Quindi un buon genitore accompagna, non si sostituisce. Ecco, il genitore non deve essere né autoritario né quello che pensa, in base alla propria esperienza, esclusivamente alla propria esperienza, di trovare le risposte giuste per un figlio. Un genitore deve considerare che siamo unici e quindi anche i figli sono unici. Non deve fare confronti tra un figlio e l'altro, non deve fare confronti tra la propria esperienza dell'infanzia, dell'adolescenza con quella del figlio, non deve fare confronti con i figli degli altri. Quando tutto questo funziona, allora un genitore può anche consigliare una scelta, ma non imporla. E la scelta va consigliata più che altro aiutando il figlio a maturarla, cioè a sentirla sua. Le scelte sono un po' come i vestiti o come le scarpe, bisogna che ce li misuriamo. Se sono adatte a noi, la scelta è giusta, ma non è detto che una madre, una figlia, un padre e un figlio portino lo stesso numero di scarpe, se mi passa un po' l'esempio. Certo, ecco, che cosa può accadere, professore, nel ragazzo, poi insomma, se ecco, il genitore magari impone determinate cose al figlio? Può accadere che il figlio non sia in grado di gestire quel tipo di percorso perché non è adatto ai suoi mezzi, ma può accadere anche che il figlio si senta non compreso e quindi si chiuda oppure metta in atto una sorta di sciopero operativo per cui poi boicotta il progetto del genitore. Dobbiamo stare sempre dalla stessa parte, noi e i nostri figli, e non su parti opposte. Professore, ci possono essere anche problemi d'ansia a lungo termine? Sì, assolutamente. L'ansia in qualche modo diventa qualcosa che è una compagna di viaggio scomoda nella vita del soggetto. Il problema è che l'ansia noi la dobbiamo considerare come una spia. Se
Se la consideriamo come una spia, quindi il sintomo, ansia, spia di qualcosa che non funziona, può essere utile se noi mettiamo mano a quello che non funziona. Cioè, di fronte a un quadro d'ansia che persiste in un giovane ma anche in un adulto, dovremmo domandarci cos'è che non riesco a digerire bene della mia vita. Perché come ci può essere un'indigestione alimentare, se mi passa un po' l'esempio, così ci possono essere delle esperienze che noi non riusciamo a digerire, cioè che non affrontiamo in modo adeguato. In questo caso la cosa più importante è non confondere il fatto che noi non abbiamo delle risposte, un metodo per affrontare situazioni difficili e il fatto che ci sentiamo noi sbagliati. Questa è una cosa fondamentale da insegnare anche ai figli e agli studenti, perché molte volte quando qualcosa non funziona si fa un'equazione, cioè se questa cosa è andata male vuol dire che io sono sbagliato, che io sono fallito, che io non sono all'altezza, che io non sono in grado. Invece è un problema per così dire di navigatore, cioè se tu hai lo stradario giusto, se tu hai le informazioni corrette, allora le cose le puoi affrontare purché siano gestibili. Certo. Professore, ecco, ci vuole dire che cosa significa ansia di stato e ansia di tratto? Sì, questa è una distinzione classica un po' della psicopatologia. Ansia di stato significa che c'è un momento nella nostra vita in cui noi abbiamo troppa ansia, perché qui facciamo riferimento all'ansia patologica, e quindi c'è una situazione, lei pensi a un esame che dobbiamo dare, un evento che ci stressa, abbiamo paura, ma abbiamo anche ansia, c'è questa tensione. L'ansia di tratto invece è legata alla personalità, quindi è un soggetto che tra i suoi tratti di personalità anche quello di essere ansioso. Ovviamente le due cose si possono sommare, cioè in un soggetto che ha dei tratti ansiosi, che di suo è ansioso di base, quando si trova ad affrontare una situazione stressante, ha anche un'ansia di stato che si sovrappone. Ecco, in questo periodo, professore, qual è stato l'andamento dello stato di ansia? Perché comunque, insomma, è da un anno a questa parte che stiamo vivendo, ecco, con questa pandemia da Covid-19, tutti un po' uno stato d'ansia generalizzato, ecco. C'è stato un aumento in generale sia dell'ansia, sia della depressione, sia di altre psicopatologie. E come le dicevo, non solo è un incremento importante, sicuramente superiore al 15-20%, ma purtroppo, come accennavo, è qualcosa che osserveremo anche nel futuro, cioè le conseguenze di di un periodo difficile della vita, come può essere quello della pandemia, purtroppo si possono vedere anche a distanza di anni. Quindi noi dobbiamo fare un monitoraggio costante nel tempo di quello che succede. E l'invito è sempre, quando c'è un problema, affrontiamolo prima possibile, chiediamo aiuto. Non è una vergogna chiedere aiuto, ma chiedere aiuto significa anche mettere mano a qualcosa che può essere risolto. Noi dobbiamo sempre ricordarci di quello che dicevo un momento fa, cioè che non siamo sbagliati noi, ma può essere inadeguato il modo con cui affrontiamo la vita. Correggendo questo modo, scopriamo che siamo assolutamente adeguati. Cosa si deve fare, ecco, professore, quando si verifica un disturbo d'ansia nell'adolescenza? La prima cosa è cercare di capire quali problemi ha l'adolescente nel vivere il suo periodo, nel sentirsi se stesso, nel trovare un senso, un filo alla propria vita e quindi usare l'ansia come punto di partenza, per un itinerario di esplorazione del mondo interno. Cosa succede in quella persona che sta crescendo, che sta maturando, che sta cercando di ridefinire il senso di sé? Come si vede nel futuro, come si vede in relazione agli altri, perché noi siamo persone che comunque crescono, nascono, crescono nelle relazioni. E quindi cercando di mettere a fuoco questo modo soggettivo di riferirsi all'esperienza si può intervenire in modo congruo. Noi dobbiamo aiutare la persona, che è sempre qualcosa di unico, e quindi non usare quelle formulette come se tutti fossimo uguali, come se quello che funziona per uno funzionasse per l'altro. È un po' l'esempio che facevo prima delle scarpe, no? Non a tutti ci sta bene lo stesso numero, lo stesso modello di scarpa. Certo, e quali sono, professore, i trattamenti più comuni che vengono fatti? Ma i trattamenti più comuni in genere sono trattamenti farmacologici, esistono tantissimi ansiolitici di fatto,
I più comuni sono le benzodiazepine, ma anche i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che funzionano bene soprattutto in alcuni disturbi d'ansia, per esempio le cosiddette fobie o i disturbi ossessivo-compulsivi. Il discorso che però vorrei fare è che il fai da te non funziona e non va fatto. Quindi quando c'è un problema occorre rivolgersi al medico di famiglia, al medico di base. Perché il medico di base conosce il soggetto, conosce la famiglia e sa dare le indicazioni più adeguate. Anche perché ricordiamoci che se non serve, il soggetto non va medicalizzato, cioè non vanno dati psicofarmaci a caso e soprattutto non vanno presi senza consultare un medico. Ecco, no, perché a me ad esempio è capitato di sentire magari persone che prendono ecco, queste gocce contro l'ansia, dicono dopo sto molto meglio, ma fai da te, dottore, non va bene. Guardi, gli ansiolitici sono i farmaci più diffusi al mondo e quindi purtroppo a volte vengono presi anche come l'acqua fresca, tenendo conto che poi il corpo stesso e quindi anche la mente si abitua, quindi c'è un fenomeno di assuefazione che porta alla tolleranza, che richiede di aumentare le dosi, quindi è bene che il soggetto non si abitui. Un conto è prendere, qualcosa in un momento di difficoltà. Però comunque ribadisco, è sempre bene sentire il proprio medico. E un conto invece è prendere tutti i giorni, continuamente, delle medicine senza sapere nemmeno quali possono essere gli effetti collaterali. Quindi prudenza, per favore. Perché poi si crea anche una certa dipendenza. Assolutamente sì. E poi, un altro aspetto importante è che tutti gli psicofarmaci in sostanza sono sintomatici, che vuol dire che agiscono sui sintomi, cioè l'ansiolitico abbassa l'ansia, l'antidepressivo tira sull'umore, ma non risolvono le cause, cioè non intervengono su quello che produce ansia o abbassamento del tono dell'umore. Se possibile, soprattutto in un soggetto giovane, noi dobbiamo intervenire proprio per evitare che il soggetto fabbrichi ansia in eccesso produca depressione del tono dell'umore. Quindi, più che controllare i sintomi, occorre partire dai sintomi per cercare di gestire il disagio che è a monte dei sintomi stessi. Quindi andare da un psicologo, professore. Da uno psicologo, da una psichiatra, a seconda del tipo di patologia, ma cercare soprattutto di capire come mai il confronto con l'esperienza sia traumatico. Bene, bene. Ora noi ci fermiamo un attimo per un'altra pausa pubblicitaria. Restate con noi, torniamo tra poco, sempre con il professor Nardi e con le domande dei nostri telespettatori. Lo studio dentistico Zavaglia Odontostomatologia si avvale di professionisti di alto profilo professionale ed umano e di materiali e tecnologie all'avanguardia. Il dottor Zavaglia, medico specialista in chirurgia maxillofacciale ed odontostomatologia, esperto di implantologia e delle patologie del cavo orale, relatore a convegni e autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Il dottor Bonifazi, odontoiatra, con master alla New York University, esperto di riabilitazioni estetiche ed implanto protesiche complesse. Tutor universitario per l'Università Politecnica delle Marche, Zavaglia Odontostomatologia, Corso Mazzini 100, Ancona, 071 20 05 10. La Sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di Via Esonso ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato ASUR INAIL. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Locali sanificati 24 ore su 24 con tecnologia certificata. Per informazioni 071 20 33 24. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati che vantano una consolidata esperienza.
Associati Fisiomed si trova in via Natali 1 a Sforza Costa di Macerata. Fai vincere il benessere. Scegli Valle Bio. Prodotti biologici ad Ancona, zona Baraccola. Valle Bio è supermercato con prodotti biologici, ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici per celiaci e intolleranti. È erboristeria e tanto altro. Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna. Catering, forniture per feste aziendali e private. Su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta, da spedire in tutta Italia. Valle Bio Prodotti Biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona Baraccola, Ancona. Fai vincere il benessere. Unifor SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Eternit, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretane isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo.